97. 20ª edizione è il classico spettacolo di fine stagione, ma non saldi di fine stagione, qui c'è il spettacolo proprio a piene mani e soprattutto un grande desiderio di divertirsi. In testa abbiamo Spinelli, secondo assoluto abbiamo Fisichella, ma protagonista sono anche Ivan Capelli. Siamo al box dell'Aschi Team e abbiamo all'interno Valentino Rossi, Rossi Fumi, con una marea di ragazzini a seguire e poi le evoluzioni, ad aspettare l'occasione per ricevere l'autografo tanto sognato. Poi abbiamo Loris Capirosi, tantissimi altri protagonisti, ma a noi interessa lo spettacolo. E qui capiamo il spettacolo proprio oggi, sabato 22 novembre, abbiamo Giacomo Gliari. Giacomo Gliari con la sua tradizionale lancia delta, perché ormai calza per lui come se fosse un abito assolutamente che gli calza pennello. Lancia delta integrale fa parte ormai della tua vita. Giacomo, come sta andando? Rally di Monza, 20ª edizione. Sì, corro con la Delta, anche se avrei potuto correre con la Megane, come aveva chiesto Timassi, però mi diverto molto di più con la Delta e anche per lo spettacolo credo che sia più importante. Sta andando molto bene, ieri sera la prova non era andata molto bene per un problema, oggi invece diciamo relativamente bene, normali, e direi che più forte di così è impossibile andare, in più credo che facciamo un bello spettacolo. Ecco, all'interno un pochino com'è andata la tua prima parte di gara, ecco, sperando che domani tu possa riuscire a sferrare un bel attacco e migliorare magari di prova in prova anche i tuoi rendimenti, perché già ti stai divertendo e sta divertendo il pubblico. Abbiamo visto anche lo speaker Gigi Vignando che cerca di suonare, di cantare un pochino e inneggiare la ola e ce la sta facendo in proprio, perché il pubblico anche ti apprezza. Di la verità, vedi dei tifosi che inneggiano proprio al tuo passaggio che tu non conosci, non sapevi di conoscere. Sì, sicuramente non li conosco, però vedere una lancia delta di traverso in pista credo che sia un bello spettacolo. In più, se i tempi vengono, credo che più di così non si possa fare, quindi direi molto bene. La macchina ha avuto qualche problemino, ma abbiamo risolti e nella Gran Prix abbiamo fatto un piccolo capolavoro. Non dimentichiamo che la macchina con cui Giacomo Gliari, lo stesso modello, lo stesso esemplare, l'anno scorso qui il 19esimo rally di Monza era protagonista. È la stessa macchina con cui, con i colori di Varese Corse, ha vinto sempre nel Team Aschi, nel corso del Team Aschi, ha vinto il rally dei laghi internazionale di Varese. Ed è la stessa macchina con cui è stato protagonista Giacomino nella Master Show, diciamo così, nel rally show della Schiranna di Varese. Insomma, diciamo che è anche una macchina non proprio freschissima, via. No, anzi, l'anno scorso abbiamo vinto qua a Monza il gruppo A con questa macchina, abbiamo vinto Varese, abbiamo vinto la Schiranna, credo che ormai sia un po' stanca, però giustamente ormai è inutile neanche fare tanti lavori perché il futuro sono altri automobili. Bene, ora ti rivolgiamo l'in bocca al lupo per le due prossime prove di fine giornata di oggi, sabato 22 novembre, e quello che conta è domani con la tua presenza, come al solito, la stella dello spettacolo. Brava Giacomino! Grazie! We'll be right back.
Attenzione.
è quanto mai spettacolare per loro davanti al pubblico della televisione. Questo deve essere quanto saluto ai nostri. Guardate lo spettacolo, buona anche la seconda e via veloci verso l'inversione dopo aver percorso tutta la quinta linea. Arrivano il percorre in due pezzi.